Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Benessere e Bellessere. Chiamo sempre qui con me Perry Falbo. Ciao Perry. Ciao Serena, ciao a tutti. Allora, Perry, oggi abbiamo insomma un ospite un po' speciale, è un po' lontano, però è qua con noi comunque e do il benvenuto a Maria Caterina Praticò. Ciao Maria Caterina. Ciao Serena, ciao Pierri, grazie per questo meraviglioso invito. Grazie a te ovviamente per essere qua con noi, Maria Caterina, per aver accettato. Avviso i nostri ascoltatori che vedrete magari un po' di ritardo tra l'immagine e le parole ovviamente di Maria Caterina, perché non è qua in Italia, quindi ovviamente ci sta donando questa presenza, ma ovviamente non è qui, cioè non è qui vicino a noi, quindi c'è anche questo discorso di un po' di ritardo, ma si sente benissimo e si vede benissimo, Maria Caterina, Ah, quindi bene. grazie. Allora, voglio lasciare subito la parola a te, Maria Caterina, avvisando anche i nostri ascoltatori che hai anche una sorpresa per loro verso la fine, quindi, ma lo diciamo dopo. E voglio lasciare appunto la parola a te per parlarci di questo argomento che tu hai scelto e che riguarda l'espansione della coscienza, una cosa di cui si parla tantissimo, tra l'altro, in questo periodo storico, ma a volte anche in maniera un pochino confusionario. Quindi prego, Maria Caterina, dici, insomma, dacci un po' di ordine in tutti questi concetti. Grazie Serena. Beh, io porto la mia esperienza personale, ovviamente, e il mio proposito, perché da tanti anni lavorando con le persone in tanti ambiti e poi spostandomi qui nella costa nord della Repubblica Dominicana, dove sto creando, costruendo insieme anche, così, a partire da una visione che ho ricevuto, ma poi anche con l'aiuto di tante persone, di tanti operatori, eccetera, stiamo costruendo insieme un centro di salute cosciente, dove ospitare persone che vogliano ritrovare un proprio equilibrio e una propria coscienza, e per coscienza intendo consapevolezza di sé. Perché tutti dentro di noi, così come ogni elemento in natura, possediamo una guida interiore, una connessione innata col nostro sé superiore e quindi possiamo, diciamo, abbiamo una saggezza che è con noi da sempre e che purtroppo in questo mondo che è sempre più confuso, caotico e ci continua a bombardare di tanti stimoli. Ci sono dei momenti nella vita in cui possiamo sentirci persi, in cui possiamo cominciare a reagire a tutto ciò che accade dentro di noi, fuori da noi, fino a perdere la strada, e quindi ammalandoci, magari, no? Anche fisicamente, anche nel corpo, non soltanto nella mente, nelle emozioni, perché insomma, questo succede, no? È una conseguenza. Siamo un essere complesso e tutto collegato. Connesso, quindi le nostre parti non sono disconnesse tra di loro, no? Comunicano. E quindi il mio proposito è questo: far sì che le persone possano riconnettersi a questa saggezza interiore, a questa guida e ascoltare la propria voce e diventare integri con se stessi. Quindi questo è il mio proposito. E quindi quando Pier mi ha invitato a parlare, ho pensato di così riassumere in pochissimi passi quello che nella mia esperienza possono aiutare le persone a riconnettersi, a sentire di nuovo questa voce, questa guida in modo chiaro. Certo che l'impegno che ogni persona prende con se stessa è la chiave. Senza questo impegno, questa presa di responsabilità verso se stessi, questo amor proprio, questi passi non sono possibili, no? Quindi solo quello che è richiesto è soltanto la decisione, la volontà di mettersi, come protagonisti della propria vita in osservazione di se stessi. E,
quello, diciamo, le domande più importanti della mia vita me le sono fatte quando, come tutti, però ho incontrato la morte, quindi quando la morte è venuta a visitarmi, a portarmi via persone care, quando ho cominciato a lavorare su di me e quando ho avuto la missione, il dono di accompagnare molte persone al loro momento della morte. Quindi in queste esperienze molto toccanti, molto vive, mi sono fatta le domande più profonde della mia vita. E quindi nasce da questo in realtà la scelta dell'argomento, perché quando una persona muore o sta per morire, tutto quello che è la costruzione della sua personalità, tutte le sue certezze, l'identità, i comportamenti su cui ha fatto affidamento, le abitudini, tutto viene assolutamente riposto. E quindi tutto ciò che abbiamo costruito rispetto alla nostra personalità, le nostre certezze, la nostra forza, morendo, tutte le definizioni vengono strappate via. E quindi mi sono sempre chiesta, ma se tutto cambia, i nostri ruoli, le nostre certezze, allora su cosa possiamo davvero contare? Chi siamo? Chi siamo veramente? Qual è la nostra reale essenza? È possibile che siamo solo questo, no? Una personalità che fa un percorso, che reagisce a ciò che accade, impara a volte no, è tutto qui. Quindi insomma il percorso spirituale, poi ovviamente, visto che siamo anche spirito e non solo materia e personalità, ha fatto sì che tutto ciò che nella mente è apparentemente irrisolvibile, perché continuiamo a girare in loop, ecco che grazie poi al percorso spirituale possiamo tentare di dare un senso, una visione un po' più ampia a quello che affrontiamo tutti i giorni. La spiritualità non serve a staccarsi dal mondo, serve a trascendere la materialità, la materia, la personalità, e quindi a vivere in modo più consapevole, più cosciente. Quindi ho riassunto questi 5 passi e ovviamente interrompetemi se parlo troppo, che tendo a... Mi è piaciuto l'ultimo concetto sulla spiritualità, che non serve per, diciamo, addobbare la propria prigione con dei bei fiorellini, ma deve essere uno strumento per imparare a lavorare su di sé. Assolutamente, e soprattutto a vivere proprio in armonia, quindi in integrità con chi siamo, risolvendo le nostre gabbie, non imbellettandole, come giustamente dici tu, o fuggire, no? E infatti mi ricollego proprio al primo punto, che è il primo passo, il primo precetto, che è proprio l'accoglienza, perché si dice che la condizione umana è una locanda, è come una locanda, come un ristorante, dobbiamo accogliere ogni ospite con il dovuto rispetto. E i nostri ospiti sono proprio le nostre emozioni, i nostri pensieri, i sintomi del corpo, no? I segnali del corpo. Siamo abituati a risolvere in fretta quando qualcosa non ci piace, o a negare addirittura quello che non ci piace, allontanarlo dalla nostra attenzione, toglierci la responsabilità, scaricarla su altri, altro, anche la vita. Quindi in realtà mi collego proprio a questo per dire che la spiritualità ci aiuta proprio ad accogliere tutto ciò che viviamo fuori da noi e soprattutto dentro di noi, esplorandolo e accogliendo questa parte come qualcosa di prezioso che viene a darci un messaggio, che viene a portarci un dono, una nuova consapevolezza, un apprendimento, che magari fino a quel momento per paura o semplicemente perché siamo abituati a reagire attraverso le nostre ferite, quindi attraverso la nostra personalità, la nostra sensibilità percossa, no? Ferita, allora
continuiamo a ripetere dei pattern, no? degli schemi, e quindi di conseguenza anche le situazioni si ripetono, no? E quindi tendiamo a guarire la nostra sofferenza creando altra sofferenza. Quindi in realtà non è, come dico, c'è sempre, no, questa Osho che dice che il dolore accade e la sofferenza è una scelta. Io credo fermamente in questo, anche se è duro dirlo ed è duro accettarlo e accoglierlo, però è così. Il dolore è in un'area del nostro, in un'area dove noi non abbiamo potere, accade, non possiamo a volte prevederlo, non possiamo evitarlo, ma possiamo far sì che quando arriva nella nostra vita ci porti un insegnamento, un'evoluzione, sia un'opportunità di evolvere, con i suoi tempi, perché magari abbiamo bisogno di elaborare, l'elaborazione è parte del processo, però accogliere il processo di elaborazione, non rimanere fermi nella propria identità, come dicevo all'inizio, nel proprio ruolo, è fondamentale per crescere. Quindi non è la sofferenza che fa soffrire, ma la resistenza a questo cambiamento, a questa evoluzione. Quindi la prima cosa è accogliere quello che sentiamo senza giudicarlo, sapendo che è lì e ha un suo preciso ruolo di insegnamento o di farci vedere le parti di noi che stanno soffrendo, le nostre ferite, le nostre credenze, magari limitanti, qualcosa che ci portiamo dietro da tanto tempo, che ha influenzato la nostra vita, ed è nostro compito cominciare a rispondere. E questo è un altro punto in realtà, non voglio anticiparlo, però a rispondere non a partire dalla paura, che è la nostra, diciamo, la nostra difesa primaria, ma a partire dall'integrità, dalla nostra, dall'amore, dal nostro amor proprio, dalla nostra consapevolezza. Quindi la prima cosa è accogliere e osservare, questo è il secondo punto, osservare ciò che accade, rimanendo presenti, quindi non tanto nel passato, in quello che è accaduto e quindi in ciò che temo possa ripetersi, o magari posso sentirmi così dispiaciuta per come sono andate le cose, quindi vivo nel passato e cerco di evitare che succedano di nuovo, e nemmeno nel futuro, anticipando qualcosa che comunque sto anticipando e proiettando in base al passato. Quindi comunque, in ogni caso, sempre dal passato io vado a prendere, pesco quello che mi serve per vivere ora. E invece il secondo punto è proprio nutrire la capacità di rimanere presenti. Il nostro corpo in questo è un grande maestro, attraverso la respirazione, attraverso la coscienza dei nostri sensi fisici. E magari appunto più tardi vedremo delle cose, no? Faremo esperienza di questo. Quindi vivere in presenza significa vivere in una zona in cui sto con quello che c'è. E non è, come dire, qualcosa... ecco, quando si parla di cambiamento, mi collego nei due punti, le persone diventano impazienti, vorrebbero avere la soluzione subito. Ecco, ho capito che ho questa ferita, quindi devo guarire adesso, non posso permettermi di starci ancora dentro. Quella è l'attesa in qualche modo, no? Quindi noi carichiamo questa attesa di tante aspettative, perdiamo di vista quello che è il presente, quello che sta succedendo proprio adesso. Invece la pazienza è qualcosa che rispetta i tempi di un processo. Quindi in presenza, vivere in presenza significa rispettare il processo, guardarlo, osservarlo e rimanere in una, così anche in uno stato di meraviglia, rimanendo aperti e senza preconcetti il più possibile. Per la mente è normale giudicare, no? Ma usare il giudizio in modo cosciente significa tenerne conto, ma senza lasciarci guidare da quel preconcetto, non agire in base al preconcetto che ci stiamo facendo, quindi rimanere flessibili il più possibile e recettivi. Un'altra cosa, un altro precetto che ho inserito ha a che fare con la presenza, perché mi sono accorta che in tutte le situazioni di dolore, per qualsiasi motivo, per me il dolore è veramente un portale,
che ci porta da una dimensione all'altra e quando l'abbiamo attraversato non siamo più gli stessi di prima. Ci porta, se ci lasciamo attraversare dal dolore, ad uno stato di coscienza più grande. E quindi questo lo permettiamo stando nel presente, accogliendo e quindi rispettando i primi due concetti. Nella mia esperienza ho visto che anche nel dolore più buio abbiamo sempre nel presente l'opportunità di riposare, che sia anche solo la pausa tra un respiro e l'altro. In quella pausa tutto va bene e tutto è perfetto e in qualche modo sento che quello che ho dentro, la mia spinta a vivere, a resistere, a sopravvivere, a crescere, è viva. E il motivo per cui resistiamo è proprio perché, nonostante il dolore, dentro di noi c'è questa spinta alla vita. E quindi riposare nel presente vuol dire che abbiamo sempre a disposizione un momento, un istante, un minuto, 5 minuti, non importa, dove possiamo stare dentro di noi e sentirci in pace, nonostante quello che sta accadendo fuori. Possiamo trovare un luogo di riposo dentro di noi in qualunque momento lo vogliamo. Quindi è una cosa che si apprende, imparare a riposare nel pieno del trambusto, nell'occhio del ciclone, come si dice, no? Purtroppo abbiamo questa cultura che ci dice che possiamo riposarci quando siamo in vacanza, quando stacchiamo dal lavoro e quindi quando cambiamo in qualche modo le condizioni del nostro quotidiano. Invece il riposo di cui parlo io, di presenza, è quello in cui tutta l'attenzione va al momento presente, all'attività semplice che sto svolgendo, magari mentre cucino, mentre lavo i piatti, mentre mi prendo cura, non so, magari mi faccio una doccia, mi prendo cura di me, mi prendo cura dei miei animali domestici, dei miei bambini. Quindi questo luogo è sempre a disposizione, dobbiamo solo imparare a dargli attenzione. Ed è qualcosa che dentro di noi non si ammala, che non nasce, che non muore, che fa parte di noi ed è fa parte dell'essenza, quindi delle qualità naturali della nostra essenza. La pace è a parte della nostra essenza, è uno stato naturale del nostro essere. E proprio a proposito di questo c'è il quarto punto, che è: coltiva il contatto con la tua anima, nutri il tuo spirito. E lo possiamo fare tutti, l'abbiamo vissuto tantissime volte già, ogni volta che viviamo, per esempio, un nostro talento, quando stiamo a contatto con la natura, quando impariamo qualcosa di nuovo, quando ci sentiamo pieni, grati, quando il tempo e lo spazio spariscono, lì siamo in contatto con la nostra anima e con la nostra essenza. Quando viviamo delle relazioni che ci vitalizzano, che ci fanno sentire parte di qualcosa di più grande, il contatto con l'anima ci fa sentire che siamo più di noi. Ecco, c'è una forza o un'energia che si espande da noi al di fuori e tutto intorno e si collega a qualcosa di più grande. E questo ci mette in contatto con un'altra qualità naturale della nostra essenza, che è la gioia. La nostra identità divina è gioiosa, non si spaventa, non prova rabbia, non ha paura del futuro, perché sa quello che ha scelto, sa che tutta è un'opportunità, sa che siamo più forti di quello che pensiamo e sa che abbiamo dentro di noi le risorse per affrontare proprio quel passaggio nella nostra vita. E quindi in realtà sa che siamo solo lì a scoprirlo, che è solo un processo affinché noi lo scopriamo. L'ultimo punto è la fedeltà a sé, quindi trasformare, perché ovviamente, come dicevo prima, la spiritualità, il contatto col proprio sé deve essere uno strumento per vivere meglio la propria vita, per essere in armonia, in coerenza nelle nostre relazioni, nella nostra vita quotidiana. Quindi l'ultimo passaggio è vivere, quindi fare azioni, iniziare a compiere azioni coerenti, fedeli
a questa parte che abbiamo dentro, chiedendoci che cosa è realmente importante, dove rispetto i miei valori, dove rispetto, se in quell'azione rispetto ciò che è importante, se rispetto la mia sensibilità, se rispetto la mia mente, se rispetto tutte le parti di me. Quindi vivi in autenticità e fedeltà a te significa prenditi cura del tuo viaggio, perché è soltanto il tuo. Quindi molte persone in punto di morte mi dicono: ho vissuto la vita di qualcun altro, ho fatto quello che mi hanno detto di fare, che mi hanno chiesto di fare, che gli altri si aspettavano da me. Quindi l'ultimo è veramente sforzati di essere felice, di essere fedele a te, di trovare il tuo proposito e quindi di ascoltare, no? E di fare azioni concrete in questa direzione. Tutti questi punti ovviamente sono collegati e ci aiutano a vivere una vita più piena, in armonia con tutte le parti di noi, perché ci obbligano a prenderci la responsabilità di quello che non è in sintonia con il vivere la vita che meritiamo. Ho fatto un riassunto super veloce, ecco. Grazie Caterina, perché hai fatto un riassunto, hai detto tante cose in questi 5 precetti che se le persone magari praticamente hanno dato tante informazioni che le persone che ci stanno ascoltando le attuano, possono cominciare magari a potenziare loro stessi, la loro anima, il proprio spirito e come dice anche il titolo di questa serata, è vivere una vita più autentica, quindi più centrati verso se stessi e verso un'espansione, che poi l'espansione è anche soprattutto per la propria evoluzione. E secondo me, però, ci possono, credo, anche essere delle resistenze. Chi vive queste resistenze, come li può superare? O è inutile di parlare con le persone che hanno questo tipo di fughe da questi precetti? Nel senso, una persona matura e quindi prende questi concetti tramite le tue parole magari a sé, se una persona invece ha delle resistenze, ci sono delle parole che possono aiutarla? Allora, ovviamente porto la mia esperienza, non è la verità assoluta. Nella mia esperienza non ho potuto aiutare nessuno che non abbia voluto prendersi la responsabilità, quindi non posso aiutare chi continua a scaricare la responsabilità sugli altri, trova i carnefici, no? Al di fuori di sé, i colpevoli al di fuori di sé. Quindi è vero però che chi è pronto, faccio un esempio, chi ascolta magari questa diretta è perché può trovare un aggancio, magari una parola che risveglia quella parte di sé, risuona con quella parte di sé che vuole crescere, prendersi questa responsabilità, perché sempre la parte, come posso dire, viva di noi, sempre la nostra essenza, ci porta a ricevere degli input, ci offre la possibilità. Per ognuno arriva il momento in cui non si torna più indietro, si imbocca una certa direzione e si continua ad andare avanti. Per altri magari ci vuole più tempo, quindi io so che non dipende tanto da quello che io dico, anche se ovviamente è importante l'energia, è importante l'esempio, dire alle persone, ispirare le persone, ecco, questo sì. Perché siamo, non siamo esseri umani, ce n'è uno migliore e l'altro peggiore, no? Ma portare la nostra esperienza e dire: posso dirti che in tutti questi anni, accompagnando tante persone, posso dirti che si può fare, no? Troviamo solo il modo giusto affinché anche tu faccia il tuo percorso, perché non siamo tutti uguali. Non ho mai fatto un percorso uguale ad un altro,
una diretta anche sullo stesso argomento uguale all'altra, perché comunque è differente l'energia, anch'io ricevo degli input, ricevo degli stimoli diversi, no? Magari che servono proprio per il pubblico che in quel momento mi ascolta, o magari perché in quel momento io sento maggiormente qualcosa rispetto a qualcos'altro più risaltante in me. Le resistenze sono normali perché tutti resistiamo al cambiamento e il cambiamento fa paura, il nuovo fa paura, il dire cosa posso fare io per migliorare questa cosa a volte può essere pesante. E quindi tutti abbiamo queste resistenze. Tanto per restare in tema, la prima cosa è rendersene conto, cioè nominare questa resistenza e dire: mi sento che sto resistendo a questo cambiamento, allora come si chiama questa resistenza? Cosa mi sta dicendo? A chi faccio torto se vado oltre? Con chi ho creato un'alleanza? Perché magari sto ripetendo dei pattern della mia famiglia d'origine, della mia mamma, e magari mi sembra di tradire parti di me se faccio un cambiamento, se non sono più aderente all'immagine che ho costruito fino ad oggi nelle mie relazioni. Quante persone mi dicono, da quando ho iniziato a crescere, a fare un percorso personale, le persone che amo mi dicono: non sono più quella di una volta, e rimangono delusi da me, perché adesso dico quello che penso, perché magari sono più esigente, perché mi prendo degli spazi per me. E questo è da tenere in conto. Ovviamente scegliere se stessi implica che a volte dobbiamo dire qualche no in più. Io dico sempre: non è necessario dire di no, ma possiamo trovare delle condizioni al sì. Magari dire sì, voglio aiutarti, magari lo faccio in un modo che è sostenibile per me, non mi strappo via cose, non rinuncio a cose, rimango fedele a me e nello stesso momento apro lo spazio a te. Quindi c'è sempre un modo per uscire dalla dualità, o è sì o è no, o sono brava o sono cattiva, o sono bella o sono brutta, o sono giusta o sono sbagliata. Uscire dalla ragione o dal torto, quindi c'è sempre un modo per rimanere fedeli a sé e fedeli alla situazione, trovando una maniera sostenibile. Più che il lo faccio o non lo faccio, dico sempre alle persone: trova il tuo modo sostenibile per fare il passo. Non è che cambiare significa passare dal punto in cui sono al punto in cui devo essere in un giorno o in un attimo, ma vuol dire che se io ho una direzione posso stabilire che passo fare proprio oggi, che è sostenibile per me, che mi costa ma che posso sostenere. E questo fa sì che io possa andare in quella direzione rispettando me stessa, i miei tempi, e quindi stando nel presente, nell'accoglienza di tutte le parti di me, uscendo dalla dualità che è solo un'illusione. L'anima, l'essenza non è duale, è unita, collegata a qualsiasi cosa. Maria Caterina, tu hai parlato spesso di presenza, che è un termine insomma che si utilizza tanto, perché proprio la presenza ti fa sentire te stessa ovviamente in quel momento. Però io ti faccio questa domanda: tante volte mi sento dire sì, ma non è facile stare in presenza. Allora tu come consigli di fare questo, cioè di arrivarci, ovviamente con la pratica come sempre, perché come dicevi tu poco fa, il tutto subito non è molto contemplato, insomma ci sono dei tempi per arrivare a fare le cose, soprattutto quando non si sono mai fatte o comunque si sono fatte magari pensando anche in buona fede di farli bene, magari invece non è stato così. Tu come consigli di arrivare a questo stato di presenza? Allora, intanto due cose. La prima è la più semplice, secondo me. Intanto noi, esattamente come quando si va in palestra e si allenano i muscoli, allo stesso modo una nuova abitudine va
allenata. Quindi se io decido di lavorare sulla presenza, allora io posso decidere, per esempio, di mettermi una sveglia sull'orologio, sul telefono, che ormai abbiamo sempre in mano, si può dire, e ogni ora, quando suona la sveglia, quindi la ripeto ogni ora, ovviamente di giorno, e quando suona la sveglia, io mi fermo, semplicemente respiro, ascolto i miei sensi, mi chiedo come stanno le mie mani, sento freddo, sento caldo, come sta il mio corpo, mi sento a mio agio in questo ambiente, no, sto facendo questa cosa, sto pensando ad altro, allora penso a questa, quindi per un minuto io mi concentro, mi addentro nell'esperienza che sto facendo attraverso i miei sensi fisici e magari mi chiedo come sto, come stanno le mie emozioni, che emozione provo e l'accolgo, la osservo. Osservo dove è localizzata nel corpo, ci respiro attraverso senza l'obiettivo di cambiarla, solo di osservarla. E faccio così ogni ora. Quando mi accorgo che tra un'ora e l'altra mi trovo a fare l'esercizio, allora significa che posso diminuire la sveglia e quindi farlo magari ogni mezz'ora, ogni quarto d'ora, fino a che diventa assolutamente automatico percepire il proprio mondo interiore, il proprio stato interiore e ciò che accade fuori contemporaneamente. Quindi la presenza diventa uno stato di abitudine. Quindi creare l'abitudine attraverso questa disciplina che ci diamo è uno strumento, può essere uno strumento. La seconda è, come dicevo prima, darsi più spazi di essere, di esistere, quindi attraverso relazioni che ci vitalizzano, dove non siamo sempre impegnati a vedere come l'altro mi vede, che cosa dice, questo lo dico, questo non lo dico, e se lo dico cosa succede, quindi relazioni dove mi posso vivere rilassata, dove mi posso vivere me, ecco, chi sono. Più contatto con la natura, più contatto con la mia arte, che sia la danza, il canto, il giardinaggio, la pittura, poco importa. Stare più a contatto con sé e dilatare il più possibile questi spazi, fare in modo che se io, per dire, mi concedo un'ora a settimana o mezz'ora a settimana, magari che io riesca a farlo a 10 minuti al giorno, mezz'ora ogni 3 giorni, insomma, dilatare un po' questo spazio di presenza e di esistenza. Nella presenza io esisto, io ci sono, io ho un peso o un, come dire, sono, ecco, sono, con tutto ciò che sono, il meglio che ho, lo offro in questo spazio, in questa esperienza. Grazie Maria Caterina. Tutto questo che tu hai detto mi è venuto in mente, anche quello che dicono, insomma, le persone un po' più sagge di me, ecco, diciamo così, che però quando uno pratica queste cose si rende conto che effettivamente questi saggi hanno ragione. Ovvero tu riesci a espandere la tua coscienza, tu riesci a sentire chi sei davvero quando riesci a percepire il silenzio tra una parola e l'altra, oppure come dicevi tu prima che hai accennato, tra un respiro e l'altro, per esempio, quando tu ti senti in quel momento lì. E se uno lo prova, non so se tu mi puoi confermare, insomma, se è un'esperienza anche tua, senti proprio che il tempo rallenta. Cioè, rallenta perché tu stai bene in quella, senti che non ci sono problemi, non so come dire, non c'è nulla che va male in quel momento lì. Non so se anche tu mi puoi confermare questa cosa. Assolutamente sì, te lo confermo e lo vivo, lo cerco, soprattutto nei momenti di confusione, di turbamento, perché la nostra essenza ci parla nel silenzio, come dici tu, quando stacchiamo la mente, non è un caso, no? Che magari le idee più belle ci arrivano proprio quando non ci stiamo pensando, o di notte attraverso il sogno, o in quel momento meraviglioso tra di quando ci stiamo per svegliare o quando ci stiamo per addormentare, no? E quindi quando molliamo in qualche modo il controllo.
lasciamo così che prenda spazio qualcos'altro in noi, che si chiama coscienza, no? Che è in tutte le nostre cellule. Quindi sì, te lo confermo, in quegli spazi di riposo sentiamo che esistiamo comunque, cioè nonostante il dolore, nonostante i problemi, nonostante i dubbi, magari possiamo essere in una situazione e non vedere la soluzione, non sappiamo che cosa può succedere il giorno dopo, ma in quello spazio sentiamo che siamo ancora qui, e finché siamo qui possiamo ricevere da un attimo all'altro l'idea, l'opportunità, una nuova visione, un nuovo inizio. Ecco, è sempre, ogni respiro è un nuovo inizio. A volte io mi ricollego un po' a quello che dicevo all'inizio, no? Che grande insegnamento l'ho ricevuto proprio stando al capezzale delle persone che si preparavano a vivere il loro momento di ritorno a casa. E la cosa davvero che mi porto nel cuore è proprio che non è mai tardi per sentire che ogni respiro è un dono, e ogni respiro, possiamo così allenarci alla morte attraverso anche il lasciare andare il nostro giorno così come è andato, tutte le sere, e decidere che abbiamo fatto del nostro meglio, siamo stati bravi e che abbiamo imparato qualcosa, e possiamo prepararci al nuovo giorno che arriva, no? Un nuovo giorno che nasce. Quindi di fatto la morte, questa cosa che fa tanto paura, in realtà la viviamo così spesso, la viviamo ad ogni respiro, la viviamo ogni sera, la viviamo ogni volta che lasciamo andare qualcuno nella nostra vita, che decidiamo di cambiare il lavoro, che cambiamo strada, quindi in realtà è questo la presenza, no? Il sentire che c'è uno spazio nuovo. Grazie Maria Caterina. Allora, Maria Caterina, tu hai preparato una sorpresa anche per i nostri ascoltatori. Se dici, io direi sì, di iniziare, insomma, con questo. Sì. Ho preparato questa, che in realtà è una pratica di mindfulness, cioè di presenza piena. Di questa, perché io non sono brava, lo dico pubblicamente, lo dico sempre, non sono tanto brava a meditare, ma sono un'istruttrice di mindfulness, quindi adoro il presente, adoro lavorare sulla presenza piena, sulla coscienza totale che possiamo porre in ogni azione della nostra vita. Quella per me è la più alta forma di meditazione. Quando parlo con qualcuno e sono presente, quello per me è meditare. Quindi è uno spazio dove ascolto me, dove sento il mio mondo interiore e contemporaneamente vivo l'esperienza fuori. Questo per me è il più grande strumento di espansione della coscienza. Quindi ho preparato questa piccola pratica di mindfulness per dimostrarvi e farvi fare l'esperienza che vivere in presenza, vivere in gratitudine per quell'istante in cui io sono, semplicemente ciò che sono, con semplicemente ciò che sono è tutto ciò che sono, è più semplice di quello che si pensa. Quindi invito e sostengo le persone che ci ascoltano semplicemente ad assumere una posizione comoda, se vogliono possono chiudere gli occhi, se no possono farlo anche con gli occhi semiaperti. Ecco, l'importante è che la coscienza sia nel respiro, quindi che portiate l'attenzione al vostro respiro, sulle sensazioni fisiche dell'inspirazione, dell'espirazione, rimanendo in contatto il più possibile con questi due atti che sono staccati l'uno dall'altro, quindi l'inspirazione in tutta la sua durata e poi tutta la durata dell'espirazione fino in fondo, fino a sentire le pause tra un atto e l'altro. Non c'è un modo giusto di respirare, non vi chiedo di controllare il vostro respiro, se non di osservarlo esattamente così com'è, inspirando ed espirando, sentendo il corpo che come un palloncino si gonfia e si sgonfia. Se emergono delle sensazioni che attirano la vostra attenzione,
di pressione, vibrazione, tensione fisica, potete osservarle e respirare attraverso queste sensazioni. Potete muovere un po' le spalle se le sentite tese, continuare a respirare, quindi diventare coscienti semplicemente di quello che arriva, perché tutte queste sensazioni sorgono nella coscienza e nella coscienza si dissolvono, semplicemente le lasciamo passare. Quando sono preponderanti, con molta delicatezza le osserviamo e torniamo al respiro, riprendendo il contatto con l'inspirare e l'espirare. Allo stesso modo, se emergono emozioni, sentimenti, possiamo portare l'attenzione su dove si localizzano nel corpo e osservare come semplicemente cambiano, permangono, si dissolvono quando ci respiriamo dentro, attraverso. Quindi sentiamo il nostro respiro che con semplicità attraversa queste aree e tornando al respiro, torniamo a dare completa attenzione al respiro. E se anche la nostra mente nutre dei pensieri, crea dei pensieri, portate l'attenzione a questo flusso di pensiero osservandone così, la consistenza che ha. Osservandola semplicemente, facendone piena esperienza nella vostra mente senza rimanere attaccati a quel pensiero, ma semplicemente osservandolo, dire sto pensando a questo, bene, e torno al respiro. E notiamo come i pensieri, le emozioni, i sentimenti diventano preponderanti e poi piano piano si dissolvono quando torniamo al respiro. Ci sono attimi di respiro, attimi di sensazioni, attimi di pensiero che sorgono nella coscienza e si dissolvono. Accogli tutto e non trattenere nulla. Inspira ed espira. Puoi sentire, rimanere cosciente di ciò che vedi fuori da te o nella tua mente, se sorgono immagini. Puoi diventare cosciente di ciò che ascolti, dei suoni intorno a te, della mia voce, il suono del tuo respiro, il suono dell'aria che entra e che esce da te. Puoi sentire le tue mani, i tuoi piedi, se sono comodi, se sono caldi. Impara a respirare tra un respiro e l'altro, dove c'è la pausa tra l'inspirazione e l'espirazione, espandi la coscienza di te. Fai esperienza del vuoto. Coltiva la calma e il benessere. Inspira ed espira. E mentre sei nel tuo respiro, concentrati sul cuore. E mentre respiri si apre e si chiude secondo i suoi ritmi. Fai in modo che ad ogni respirazione la tua mente, il tuo cuore, la tua pancia lascino andare e si crei più spazio per creare qualcosa di nuovo, per essere. Dove non è importante fare nulla se non essere. E possiamo sentire nel cuore se nasce gratitudine, pace, amore. Benediciamo tutto il nostro percorso, così come è andato, e concediamoci la possibilità che quando apriremo gli occhi, quando ritorneremo nel presente,
possiamo creare la vita che meritiamo, possiamo creare a partire da questo vuoto qualcosa che sia più fedele alla nostra essenza. Perché questo è ciò che siamo, un'essenza che si muove nel mondo, che opera nel mondo, che guarisce. E quindi con un ultimo respiro consapevole possiamo ritornare qui. Grazie Maria Caterina per questa esperienza che tra l'altro i nostri ascoltatori possono anche rifarla più volte andando poi a riascoltare questi minuti in cui tu li hai guidati, quindi grazie davvero. Allora Maria Caterina, ci stiamo avviando verso la chiusura, ti chiedo magari un pensiero finale così per i nostri amici prima di salutarci. Sono state dette tante cose e vi ringrazio per questo spazio. Quello che mi sento di dire alle persone è riprendo un po' quello che è parte di una poesia che io adoro, che è Desiderata, e che dice: va senza fretta e ricordati quanto bene può esserci nel silenzio. Quindi davvero do a tutti questa, così il dono di questa poesia, che se avete voglia di leggere è straordinaria, è veramente il proposito dell'essenza, no? Che dice puoi vivere, puoi creare il tuo spazio, puoi essere davvero felice. E quindi questo è l'augurio che faccio ad ognuno di noi, di trovare la propria chiave, di trovare la propria strada per vivere una vita davvero piena e felice, in salute. Grazie Maria Caterina, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie Perry come sempre ovviamente per essere qui al mio fianco in tutte queste puntate. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Benessere e Bellessere, vi auguro una buona serata e grazie ancora Maria Caterina, grazie Perry e grazie a tutti voi. Buona serata. Grazie, buonanotte.